siamo pronte a scoprire l'Abar 595 SS. Vediamo un po' chi sale a bordo. Cari amiche di Scimotori, oggi ci sarò io con Silvia a fare un giro con questo piccolo gioiellino, anzi io direi un piccolo bolide, a testare la sua aggressività. Sì, ho una passione per le macchine sportive, soprattutto personalizzate, e questa può darci soddisfazione. Secondo me vale la pena testarla. Bene, allora allacciamo le cinture, adesso la metto pure io, rossa, colore del DNA Racing, e andiamo a vedere un po' come va su strada. Fabiana, che effetto fa guidare una macchina un pochino così preparata? So che te le macchine sono un po' truzze, tra virgolette, piacciono, non me ne vogliate? Decisamente, io la passione per le macchine l'ho avuta sin da piccola, grazie a mio padre che me l'ha trasmessa, poi si è mantenuta. Questo senso di emozione, veramente di libertà, a me piace tantissimo, si crea proprio un feeling con la macchina, tanto è vero che personalizzarla la rende più mia, per cui diventa parte comunque della famiglia, perché tu la vedi crescere, la vedi evolvere e di conseguenza ne sei poi anche tanto soddisfatta. Questa è una macchina che dà soddisfazione, è un buon connubio tra gli appassionati della 500, perché io da piccola sono cresciuta avendo una 500 in casa, e quindi è una linea a cui ti affezioni, poi è un mito, crescendo anche la parte sportiva ovviamente ti diverte sicuramente, tu senti questa grinta, è scattante, è agevole. Qui se schiacci lo sport poi si apre anche la voce della pastina 595 SS. E allora facciamola sentire, sfogare un po'. Ma torniamo a questa Abartina, insomma, come vedi ci sono tanti dettagli che fanno scoprire un DNA sportivo, dal volante comunque in Alcantara, quindi che mantiene un grip. Una bella lotta al volante tra te e tuo marito, chi la guida la macchina? Non dipende, alcune volte la guida lui, alcune volte la guido io, in modo da dare soddisfazione un po' a tutti. Cerchiamo di evitare la competizione in casa, perché comunque lui è stato un ottimo insegnante per me, quindi anche i suoi trucchetti mi sono serviti. Mi batto molto bene, assolutamente molto bene. Dopo una macchinetta così, una 595 Abarth, che vedendola da fuori uno pensa subito a una prettamente maschile, può piacere anche alle donne? Può assolutamente piacere alle donne. Innanzitutto la linea della 500 è veramente gradevole, è morbida, ma anche scattante, sbarazzina, simpatica, e poi soprattutto la linea Racing, per una che persona che piace la sportività, qui può trovare la soddisfazione di veramente avere dei bei sedili confortevoli che ti avvolgono, ma anche, ti dico, molto agevole nella guida. Di solito le auto sportive hanno la seduta più bassa, mentre questa è piuttosto alta, il che forse alle donne anche può piacere, perché tendenzialmente a noi donne piace la posizione un po' elevata, la visione, tutto intorno a noi sotto controllo. Poi magari sacrifica un po' quello che è lo spazio, perché essendo così in alto sacrifica un po' lo spazio, però devo dire che... A proposito di spazio, non so se hai visto il bagagliaio, non è così poi enorme per mettere valigioni, valigette, ma... Ma una persona, una donna che guida quest'auto non è per fare i viaggi, è per divertirsi. Sicuramente è per divertirsi, e di conseguenza tanto meglio che non si mette niente nel bagagliaio, così è più leggera, non ha il peso, la zavorra, come si suol dire. La parte sport che ti fa sentire poi il rombo del motore ti emoziona, e essendo poi una macchina agile così anche per girare in città, secondo me è anche molto pratica, comoda e divertente. Fabiana, ma tu che lavori in un ambiente prettamente maschile, com'è? A me piace tantissimo, perché è un'azienda metalmeccanica, produciamo macchinari per la lavorazione
lavorazione della lamiera, deformazione, saldatura e anche per profilati. È un'azienda che produce soluzioni. Parliamo col cliente, studiamo le sue necessità, lo consigliamo perché comunque dobbiamo fare da consulenti in primis. Vedere ogni macchina nascere, perché comunque c'è lo studio con il cliente, la progettazione, quindi anche il contatto con l'ufficio tecnico, perché all'inizio forse è stato un po' difficile, perché sicuramente per un'azienda metalmeccanica dove il 99% del personale è maschile, vedere una donna che tratta con dei tecnici, con degli ingegneri per la produttività, per la calandratura, la saldatura, all'inizio suona molto strano, soprattutto perché c'è magari un po' più di diffidenza, però poi questa passa, perché quando vedono che sei preparato, sai rispondere, comunque cerchi veramente di trovare una soluzione per il cliente, lo apprezzano, lo comprendono e nei vari anni si impara sempre tanto e capisci che riesci a procurare una soddisfazione anche al tuo cliente, perché la soddisfazione per me è quando arrivano i clienti, testiamo i macchinari, vediamo il funzionamento e il cliente dice: con questa macchina riesco a rivoluzionare la mia produzione. Per cui hai dato soddisfazione all'azienda per cui lavori, a te stesso, perché hai creato una soluzione e poi hai aiutato anche i clienti. La nostra prova termina qui per questa volta, ma torneremo ancora a bordo insieme a Fabiana con un'altra vetturetta molto sfiziosa. Una bella sorpresa, vedrete. E quindi adesso è arrivato il momento di spegnerla. Ma no, io direi di fare un'altra prova. Perché non sentire il sound dell'impianto audio? Direi che fa vibrare anche il cuore.